σε στη νύχτα και δεν είσαι στο πλευρό μου. Όπου πάω, ό,τι κάνω, όσο γύρω και γυρνάω, βλέπω εσένα και τα κάνω σαν αληθέστας, περνάω. E anche se la sigla è la stessa, questo è un altro programma. Benvenuti alla prima puntata di A Voce Alta, powered by Fabrizio Mico Show, il primo, anzi uno dei primi spin-off di questa trasmissione. Ma questo è un vero spin-off, perché veramente qui non parliamo delle solite cose, non parliamo di televisione, ma parliamo di tanti altri argomenti. Sarà il nostro appuntamento consueto del venerdì sera, con il quale io e il nostro Mediasaro ci confrontiamo per parlare di argomenti che ovviamente sceglierà lui, perché io non sono in alcun modo credibile ad affrontare temi sociali. Magari se parliamo di politica sì, ma siamo in par condicio, e par condicio è bello, par condicio è un dirondello. Caro Saro Zappalà, benvenuto. Grazie Fabrizio, grazie. Buonasera anche al pubblico che ci seguirà in questa prima puntata di A Voce Alta, la prima trasmissione di attualità sociale brandizzata FMS, che è un marchio comunque di garanzia. Garanzia di qualità, Sì, che solo Beretta te la dà. Vabbè, insomma. Aspetta che c'è il jingle, lo senti che c'è il jingle? Ecco, parleremo di tante cose, anche di quell'idiota di Fabrizio Micò, ovviamente. Sì, perché il tema di stasera, che impregnerà tutta la puntata, che ci inoltreremo vista l'ora, dato che sono le 22:47, parleremo insomma di un argomento che è l'amore. Argomento che noi non abbiamo mai trattato in questa trasmissione, ma mai, io non mi ricordo mai di aver fatto un Sono un sognatore quando in due parti sull'amore, ma no, mai, assolutamente. Non mi ricordo mai nemmeno di aver messo questa canzone all'interno del nostro programma, giusto per sputtanarmi un poco. Non l'annuncio, tanto la conoscete. Vai con la musica. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Eppure quasi fino a ieri mi chiamavi amore, tu, ma nei tuoi pensieri oggi non ci sono più. Classe seconda B, il nostro amore cominciato lì. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più tu. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Io mi vergogno sempre a disannunciarla, ma oggi lo faccio. Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu. Ebbene sì. Già.
Per fortuna che il computer su cui avevo quel famoso Sono un sognatore quando me l'hanno rubato. Così non ho modo di rileggere la colossale porcata che ho scritto all'epoca. Riguardo ovviamente esperienze mie personali, perché come ricorderete nella prima stagione noi parlavamo molto dei cazzi nostri. Adesso invece parliamo molto dei cazzi nostri. Allora Saro, l'argomento è l'amore. Amore che tu hai già affrontato nella prima puntata dei tuoi due minuti con Media Saro. Sì. Ecco, adesso noi vogliamo parlare dell'amore in tutte le sue sfaccettature, ma visto che sono le 22:51, vorrei anche parlarne in quell'argomento andando un pochettino nello specifico, no? Poi ovviamente sì, tu puoi sputtanarmi dopo la seconda canzone, tanto l'aggancio già ce l'hai, perché Lisa dagli occhi blu con te sei per un mondo sulle stronzate mie, però ecco, io direi di andare in un argomento più specifico dell'amore, vai. Dotte il microfono, cerca di non addormentare il pubblico perché sono le 22:51. No, non lo addormenterò il pubblico, anzi lo sveglierò. Lo sveglierò e lo farò anche riflettere. Allora, l'amore è qualcosa di veramente importante, di veramente profondo. Io, quello che ho detto nella prima puntata dei miei 100 secondi, lo ripeto. L'amore è un sentimento veramente completo, anche se prevede che l'amore sia esclusivo verso soltanto verso una persona. L'altro giorno invece non ho potuto fare una cosa. Far vedere in radio. Sei come la D'Urso che saluta l'Istituto dei Ciechi di Milano, sapendo che la stanno guardando. Allora, l'altro giorno non ho potuto fare una cosa. Volevo dire fare e ho detto vedere. Non ho potuto fare una cosa che oggi farò. Il mio obiettivo è cercare degli aforismi sul tema che affronteremo ogni venerdì. Cioè oggi parliamo d'amore, magari venerdì prossimo parliamo di amicizia. Cioè noi da ogni giorno, ogni settimana parleremo di un sentimento diverso. Ma poi anche di tanti altri argomenti, perché qua sì, quando ci chiudono il canale su Spreaker sai quante ne facciamo di puntate? Sì, voglio dire, noi comunque siamo una trasmissione che andrà... Sì, ma io ora voglio dire dimmi. Ti ho detto, parliamo un po' nello specifico di amore. Dove voglio andare a parare quando ti dico voglio parlare un po' più nello specifico di amore? Dato che sono le 22:53. Allora, ovviamente il nostro Mico, Mico è da quanto tempo che ci conosciamo, Mico? Noi sono ben 5 anni. Sono 5 anni, ci possiamo anche sposare volendo. Ci possiamo anche sposare. Io e Mico ci conosciamo da 5 anni. Aspetta, c'è prima un bel sondaggio del nostro Mister X e ti voglio rendere partecipe, così commentiamo. Aspiranti Marielle Hemingway, Jane Birkin in cerca di Serge e future baby mogli hanno un sito apposito, d'altronde chi non ce l'ha, che ha condotto una ricerca su un campione di 1000 donne tra i 20 e i 29 anni, scoprendo che, udite, per il 58% di loro l'uomo ideale deve essere âgé. Ma chi in particolare? A Roma si sognano George Clooney, 34%, e Viggo Mortensen, che non conosco, 23%, mentre a Milano la fantasia ricade su Woody Allen, minchia come sono sfigate,
28%, e appunto sull'evergreen per eccellenza Richard Gere, 32%, rimasugli di DVD di Pretty Woman consumati per l'usura, una regola è sicura, a volte il peggio che può capitare a una ventenne è di ritrovarsi a cena non con lui, ma con le amiche di lui. Saro è avvisato e avvantaggiato, può fare una grande strage, un bel trombeur de femme. Ma quello appunto di cui volevo parlare nello specifico non erano le mie avventure con Pario, quanto parlare anche un po' dell'altra faccia dell'amore. Hai capito, no? Tu che la notte Sì, te ne... ho tu che la capito. notte tieni acceso il computer fino alle 3 collegato su YouPorn. No? Hai capito dove voglio Sì, andare ci vado. Successo, a parare? eccola là, che arriva come una fragola, sulla torta, voglio dire. Sì, Allora. che poi, allora, teniamo a precisare una cosa, che il mio argomento riguardo quello di cui parla... Allora, facciamo il discorso per filologico. Quando facemmo quel famoso Sono un sognatore quando, in cui raccontavi i cazzi miei, sostanzialmente, e in cui io parlavo del vero amore, di questo innamoramento fugace, ne è vero? Nei confronti di una ragazza che poi, vabbè, adesso non si tratta più di desiderio amoroso, ma si tratta del desiderio di, lo si può dire alle 22:57, di prenderla e sbatterla contro il muro facendo gran parte delle cose che vengono banalmente raccontate in qualunque video su YouPorn. Pastora Soler, quedate conmigo a Cataville. Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor. Perdona cada lágrima. Yo sé que no merezco más, pero si no te tengo aquí, no sé. Soler, quedate conmigo. Oh, almeno mettiamo una bella canzone d'amore in spagnolo, lingua molto apprezzata dal nostro Saro Zappalà. Allora, Saro, io ovviamente non rispondo delle mie azioni, io anzi mi assumo tutte le responsabilità di ciò che dirai fra pochi istanti. Tu sai quello che devi fare. Cerca di essere molto delicato, non fare nomi e cognomi, tanto se capito di chi ci stiamo a chi ci stiamo riferendo, tanto con tutti i cosi, tutti i fuori onda che abbiamo fatto e tutti anche gli in onda che abbiamo fatto, possiamo campare 30 anni, possiamo fare 30 anni di Fabrizio Micò Show. Ti lascio il microfono e cerca di essere sintetico, per favore. Allora, parlando di amore, sentimento che prevede l'esclusività, ricordiamo che l'amore non è solo verso una persona che poi si andrà a sposare, ma anche verso i figli, verso la madre, verso il padre. Ma
cosa importante da dire. L'amore passa dall'essere passionale, che è l'amore appunto che ci spinge a fidanzarci e a sposare una persona, all'amore di compartecipazione, ovvero quando l'amore è solo il sentimento che si ha per colui o per colei che ci aiuta a crescere i nostri figli. Adesso, parlando d'amore, vorrei appunto dire una frase che ho trovato qui, un aforisma. Allora, dice Oscar Wilde, e qui ci ragioneremo un po': un uomo può essere felice con qualunque donna, a patto che non ne sia innamorato. Quindi quando l'uomo comincia ad essere innamorato di una donna, quanto dice Wilde, non può più essere felice. Perché? Allora, io dico una cosa, quando si ama davvero, quando si ama veramente, un po' si dimentica anche di se stessi, perché per dire, l'uomo quando ama, per dire, se prima era un pochino così gallo cedrone, guardava un po' qua, un po' là, quando invece poi si innamora veramente, magari dimentica il suo fare maschile e comincia a diventare fedele. Ma chi veramente di noi è fedele ad una sola persona? Chi è veramente? Perfetto. Fabrizio, io guarda quanto... Fedele. Ah? Fabrizio, tu sei fedele. Sì, Fabrizio, guarda, lascia perdere. Lascia perdere. Quanto fedeltà io lascio... Allora, lui è molto fedele, infatti. si era imbaghito di una abruzzese ed è molto innamorato dell'Abruzzo, tant'è che ci è cascato anche con la seconda. Quindi, diciamo che sei innamorato dell'Abruzzo in questo momento. Viva l'Abruzzo, viva l'Abruzzo! Che dici, no? Allora... Ma sempre parlando anche dei cazzi miei... Questa canzone ogni volta che parte nel mio MP3 mi scappa sempre un Ale di... insomma, avete capito, mi riporta alla mente ricordi non propriamente felici, ma non con abruzzesi, eh. L'Abruzzo è andato dopo in vita, nella tua vita. Ma parecchio dopo. Abbastanza da farti sapere tutte le mie cazzate. Riccardo Maffoni, Sole negli occhi. Ale. Ho perso troppo tempo dietro ai miei stupidi problemi, cercando soluzioni, a volte in modi estremi. Mi son fidato delle tue parole, dei tuoi silenzi. Forse mi sono accontentato soltanto di averti. Non ho più tempo per riparare, hai deciso di andare senza neanche salutare. Io devo uscire da qui, cercare il mondo fuori da qui, non posso vivere più così, ad aspettare chi? Where she begins her and who am I? That's not a secret I'll ever tell. You know you love me. XOXO, gossip. Il nostro Mr. X abbandona la cosiddetta coperta caustica e ci dice: ma a volte parlare d'amore non significa parlarne sempre positivamente, infatti può significare anche dolore. E quindi ecco i 10 rimedi contro il mal d'amore. Ovvero uscire con gli amici, lavorare di brutto, tenersi sempre impegnati invece di autocommiserarsi, pensare che non è colpa di nessuno e che succede, pensare che nella vita c'è tanto altro, pensare che se ne sei venuto fuori una volta perché non dovresti farcela ora,
pensare alle vacanze e concentrarti su te stesso o te stessa, fare cose pazze e nuove, Saro ne fa di ogni, abbasso la pigrizia che è il veleno peggiore. E come detto, l'amore, questo folle sentimento che più lo cerco e più mi allontana da te, come dicevano i Formula 3 in una nota canzone degli anni 70. È un sentimento di cui lo ricordiamo, io ho vissuto sempre esperienze alquanto bislacche per dirla alla D'Urso, ma non è qui la sede per parlarne perché se no mi chiudono, mi mandano via a casa. Però il nostro Saro sa tutto purtroppo. E dunque io gli concedo questi 2 minuti prima di passare il prossimo disco, in cui lui sinteticamente, mi auguro, dica qualcosa in sintesi, e ironicamente senza fare nomi nemmeno di regioni, di capelli, di misura delle tette, niente, sulle mie disastrose e penose, avventure amorose. Da parte di uno che ha scritto tanto d'amore in Io parto ma dove vado in 24 giorni. Sigla. Fabrizio. Stiamo parlando di amore oggi, come abbiamo ben capito e come tutti stanno imparando a capire. Invece di parlare ormai delle tue disavventure amorose, che ormai sarebbe come sparare sulla tua cerossa e spararci di brutto, volevo parlare appunto di questa canzone che ho scelto come jingle, che è quella di Toni Maiello. Dice: solo Dio può rinunciare al sesso, ma noi no. Con infranti e tradimenti, chi ha inventato i sentimenti? Eh? Ci sei con Sì, ritornello? sì. È qui che ci ricolleghiamo quando parliamo di amore. Chi ha inventato i sentimenti, cosa pensava? Cioè, se i sentimenti veramente fossero stati inventati, che cosa pensava colui che li ha inventati, colui che li ha ideati per farli provare all'uomo? Allora, chi ha inventato l'amore ha anche inventato il dolore, perché per amore si soffre. Chi ha Salutiamo un po' di inventato la gente che mi passione? segue a riguardo. Salutiamo un po' di gente che mi segue a riguardo. Salutiamo l'abruzzese, oppure le abruzzesi, Pluralmaiestatis, oppure semplice odio. Salutiamo l'Abruzzo che ci segue con molto amore, soprattutto verso di lui. Ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Perde.
certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare. Un noto sondaggio fa sapere che l'amore è moro, non un bel moro per Saro, ma parliamo di donne che piacciono agli uomini. Infatti le donne dalla chioma scura ottengono il 54%, mentre le bionde, a differenza di quanto si pensasse, sono preferite solo dal 35% della platea maschile, e infine le rosse si accontentano solo dell'11%. Naturalmente io rientro, non so dove rientrare, se nell'11% che preferisce le rosse o nel 35% che preferisce le bionde, data la particolare situazione che non abbiamo accennato minimamente in questa trasmissione, ma già vi basta il primo disco che abbiamo messo all'interno della puntata di questa sera. Sono le 23:12 minuti primi e siamo in diretta, ovviamente ve lo ricordiamo sempre, in questo venerdì 1 febbraio, prima puntata del mese. Chi va in onda alla prima del mese va in onda tutto il mese, dicevano, ma è il momento, prima di chiudere, Sara, tanto lo so che tu vuoi fare la solita frecciatina sulle abruzzesi. Già l'ho detto prima che l'abbiamo salutata. Sì, infatti. Posso raccontare una barzellettina? Vada, veloce. Una barzellettina sporchina. Allora, sì, tanto sono le 23:12, quindi le puoi dire. Allora, bella signora in vacanza, il titolo. Una bellissima donna italiana va a fare una vacanza in Africa. Durante un'escursione vede un negro che fa il bagno su una cascata, completamente nudo. Quando questo esce dall'acqua, lei esclama: Dio mio, che bigolo! E lui, sentendosi dire così, risponde: è bigolo perché è bagnato. E andiamo ai pensieri stupendi di questa puntata, ne mettiamo due. Voglio sempre fare l'amore al buio perché sono tremendamente insicura di me stessa e del mio corpo. Mi vedo sempre goffa, brutta e impacciata, per questo riesco a sentirmi almeno un briciolo sexy solo a luce spenta. Quando c'è chiaro mi blocco e non riesco a godermi il tutto come dovrei. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Penso di avere un problemino con l'amore, mi capita di innamorarmi di ragazzi, ma quando vedo che loro cedono e iniziano a corrispondere il sentimento, io perdo interesse. Al contrario, se sono loro a non sembrare interessati, soffro come un cane. Penso sia un circolo vizioso senza fine. Ringrazio Saro Zappalà e le sue frecciatine ai miei innamoramenti, in particolare nei confronti di una certa abruzzese, vedi la canzone di qui sopra. Mister X che ci ha accompagnato con le sue perlole di saggezza. Da parte mia è tutto, ci risentiamo domenica con Roma Live 2.0 a voce alta, torna venerdì prossimo. Buonanotte a tutti, ciao.